Un po' sotto pressione. Allora, io le intro non le so fare bene, mi vergogno sempre a farle, cioè non so cosa dire, però proverò. Ma amore, ma te bravissimo le video, ok. Perché? Questo è l'obiettivo, quindi se te vuoi guardare lì, guardi lì. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale. Nel video di oggi abbiamo come ospite d'onore Davide. Ciao a tutti. Più comunemente noto come il mio ragazzo. Questo è il secondo video che facciamo insieme. Il primo lo vedrete qui in alto, vi inserirò la schedina per andare a guardarlo. Faremo una sorta di quiz, quindi risponderemo ad una serie di domande l'uno sull'altra persona. Vedremo se l'altro è in grado di rispondere, insomma sarà un mettere alla prova sì, una sorta di un gioco. Anche perché nella giornata di domani, insomma, sarà un anno che ci siamo conosciuti, per cui... Domani sarà il nostro primo anniversario. Prendiamo le domande, leggiamo uno a testa, va bene? Leggi tu. Leggo io, comincio. Vai, io, dai. La prima. Allora, qual è il giorno del mio compleanno? Quando finisco gli anni? 9 giugno 98. 1998, giusto. E il mio? 12 gennaio 1999. Qual è il mio cibo preferito? Tuo. Pizza, ovviamente. Giusto. Te mangi un sacco di vegetali e di... Allora, una volta... Cresce. Non lo so. Una volta te lo dissi... I ceci? No. Quel piatto che rimane proprio fisso, nel senso, cioè iconico, come possa essere. Le lenticchie? No, è un primo piatto. La pasta alla norma? La pasta alla matriciana, carbonara? Pasta al pesto. Sono le orecchiette qua. I broccoli. Orecchiette con i broccoli. Vabbè, particolare. Ops. Io preferisco il dolce o il salato? Il dolce. Assolutamente sì. Tu invece il salato. Vero. Ok, tutta la vita. Come si chiama il mio primo animale domestico? Quindi eravamo in vita anche noi. In che senso? Primo animale domestico. C'eri tu, nel senso... Sì. Ok. Era un cane. Il nome del quale comincia con la R. È il secondo quello. Quello è il secondo, quindi ce n'era un altro prima. Sì, ho dei ricordi molto brutti con quel cane perché mi ha morso un orecchio, quindi facciamo finta che non sia esistito e passiamo al secondo, che era quello che inizia con la R. Con la R, Rudy. Rollo. No. Red. No, non lo so. Perché avrei mai dovuto chiamare il mio cane Red? È il nome di un film. Film molto famoso di Pugilato. Rocky. Giusto, era Rocky. Tu primo animale domestico. Allora, io non so se te l'ho mai detto. Il mio cane adesso si chiama Lilly. Il mio primo animale domestico era un cane e aveva un nome simile all'attuale. Trilli. No. Billy. Era un maschio o una femmina? Femmina. Ginny. No. Shirley. No. Brilli. No, vabbè, comincia con la M comunque. M e finisce con Li. Milli. No. Però. Molly. 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 Sì. Carino. Molly. Molly. Quanti anni ha la nonna? Ah, allora, questo è facile perché, insomma, ne ha 85. 6. 85, 6. Non lo so. Però so l'anno di nascita. 1936. 84. No. Ah, 2021 siamo, 85. È rimasta l'anno 85. Scorso. Tua nonna più di 80? Più di 90? Allora, tu tua nonna di che anno è? 36. 83. 83. No, no. Ha 83 anni. Vabbè, le nonne, amore. Sì, sì, infatti. Qual è il mio più grande desiderio per quest'anno? La felicità. Stare bene. Ah, questo sì. Che... Superare il Covid. Bravo, ecco. Che il Covid finisca. Non penso che si possa desiderare altro in questa situazione. Qual è il cibo che mi piace di meno? Pomodori. Pomodori. Allora, io non ho ancora trovato un cibo che proprio non ti piace. Tu lo sai cos'è che non ti piace molto. Ma sai che ci sto un attimo riflettendo, per te anch'io. Non è verde. La bistecca. Bravo. La tagliata. L'ho rivalutata, però ecco. E la graduatoria. Ho un colore preferito? Allora, giallo canarino. No. Giallo sole. Giallo ca.
Cammello. Bravo. Ma non è neanche giallo in realtà. Penso tuo colore preferito, rosa sabbia. Piace moltissimo. Cosa mi piace di più? Andare a fare trekking. Dai. E a me? Andare al cinema. Sì. Cinema. Adoro il cinema. A quale serie sono appassionato al momento? Una ce n'è. La sai qual è? La so? Ah, con la W. No. Dai, ma lo sai. Un indizio. No. Dai. Riverdale. Riverdale. Cioè, era troppo facile per essere, capito? Vero. Diciamo che non è che hai una serie proprio all'attivo che stai guardando, o sì? Dai, sì, l'ultima è all'attivo, dai. Bonding. Allora, sono più un tipo impulsivo o penso molto prima di fare le cose? Non è una domanda scontata questa. Sei impulsivo, però prima di essere impulsivo ci pensi tanto su. Diventi impulsivo all'ultimo, però prima di questa azione c'è stato un lungo ragionamento sopra. Dai, ci sta. Dai. Ma sai che mi verrebbe a dire la stessa cosa, Fide? Cioè, io ti considero una persona riflessiva. Comunque, spontaneo, aperto, genuino, cioè tu sei una persona che riflette molto, molto riflessiva, ma potrei essere anche impulsivo. Nessuno dei due è impulsivo al 100%. Ecco. Per cosa spendo molti soldi? Allora, tu... ciò che riguarda la tecnologia. Videogiochi, lampade... Spendo per quelle cose. Tu i vestiti? Diciamo vestiti per non dire altro, insomma. No, beh, questa parte la tagliamo. Sì. Chi è la persona che mi conosce meglio in questo mondo, Gian? Beh, nel senso, cioè, io e te stiamo insieme da un anno, quindi sicuramente le tue migliori amiche conoscono tutto di te. Però io posso dire di riconoscere certe cose, magari anche così, sul tuo comportamento, tipo se sei un po' di malumore, se sei giù di morale, qualcosa, anche l'altro. Lui riesce al volo a capire come mi sento. Da quel punto di vista mi conosce estremamente bene. Sì, che noi come ragazzi siamo molto comunque investiti l'uno nella vita dell'altro, quindi ci piace sapere le cose del passato magari per conoscerci sempre di più. Sì, quindi se è per il tempo, nel senso sono gli amici che vincono magari, però ci comportiamo abbastanza bene come fidanzati. Sì, sì, penso anch'io. Ok. Questo gioco quiz termina qui. Come ti è sembrato questo primo, diciamo, video in questo senso insieme? Sembra una cavolata, magari, pensarci. Poi quando ti ci trovi con le luci, che poi lui è bravissimo, tutto il set, precisissimo, super attrezzato. Poi però, niente, è come fosse un gioco poi. Sì, sì, cioè, alla fine il trucco è quello di dimenticarti della videocamera e sì, è vero, far finta che siamo solo noi due. Ok. Perfetto. Niente, alle prossime domande, ai prossimi giochi, ai prossimi quiz. Se vi è piaciuto il video, magari mettete un mi piace. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.